Qui Laura di Pisa TV. Non è arrivata la vittoria, ma è comunque arrivato un punto che muove la classifica dei nostri nerazzurri in un'arena che ha ritrovato anche 1000 spettatori. Vediamo cosa è successo contro la Cremonese. Cosa da dirci uno dei protagonisti del match in un'intervista esclusiva. Guardiamo. Marco Barbieri, prima parlavamo col mister e anche con Mazzitelli, forse il Pisa ha raccolto meno in queste prime due giornate di quello che avrebbe meritato. Sì, sicuramente alla fine sono due pareggi che potevano andare in maniera diversa, perché magari l'episodio anche oggi che il gol è annullato poteva indirizzare la partita verso verso la vittoria finale. Poi ovvio che abbiamo subito gol su calcio di punizione, un po' non ce l'aspettavamo e abbiamo saputo soffrire. Alla fine sì, secondo me meritavamo di vincere. Ecco, parlavamo proprio col mister che il Pisa ha subito 3 gol nelle prime due giornate, 2 sul calcio piazzato. Sì, diciamo che alla fine, allora oggi il calcio di punizione, secondo me la punizione non c'era, poi è stato bravo Buonaiuto a batterla perfettamente, quindi si poteva fare poco. Invece con la Reggiana, anche sul calcio d'angolo, dobbiamo ancora affinare bene la marcatura zona, abbiamo forse sbagliato di mezzo metro, poi ovviamente bisogna riconoscere anche la bravura dell'avversario, ma sul bel cross, sullo stacco, però sicuramente se miglioriamo magari quel dettaglio, questi gol li possiamo evitare. Resta il fatto però che Pisa comunque sia Reggio Emilia, sia oggi fatto vedere di avere numeri importanti, perché per larghi tratti la partita è stato padrone del campo. Sì, noi siamo un po' così, andiamo a tratti durante la partita, a calcio magari spumeggiante, poi un attimo dobbiamo rifiatare, soffriamo un po', però siamo sulla strada giusta, dobbiamo migliorare ancora qualcosa, però ci vuole anche un po' di tempo, ci sono alcuni giocatori nuovi, quindi bisogna allenarsi bene, però stiamo facendo bene, dai. Senti, adesso si va alla sosta, ci saranno le nazionali, per te una nuova convocazione del 21, tra l'altro giocherai qua all'arena, quindi rimarrai in casa. Sì, diciamo che non mi devo spostare di tanto, anche oggi ritrovo a Tirrenia, quindi abitiamo tutti là, quindi è abbastanza comodo, poi conoscerò il campo, potrò dire i segreti, le misure, com'è, insomma. La città, ma sicuramente la vivrà, cioè sapranno riconoscere subito che si respira un'atmosfera speciale. Sarà una bella emozione essere a Pisa per te che vesti questa maglia ormai da più di un anno. Sì, sono onorato e orgoglioso di questo e poi insomma rappresento Pisa, quindi è anche una grande responsabilità, ma sono veramente felice alla convocazione.
E oggi vi saluto con un contenuto speciale, godetevelo. Alla prossima, ciao! Il Pisa arriva alla prima sosta del campionato con 2 punti in classifica, frutto di altrettanti pareggi contro Reggiana e Cremonese. Certo, nella gara dell'Arena contro i Grigiorossi i ragazzi di mister Luca D'Angelo possono davvero recriminare, per un gol regolarissimo annullato a Gaetano Masucci per fuorigioco. Un fuorigioco apparso poi del tutto inesistente, ma soprattutto un gol che avrebbe potuto scrivere un altro finale alla gara. Cose che capitano e che il Pisa deve metabolizzare in fretta, magari proprio in questi 2 giorni di riposo concessi dallo staff tecnico in questo inizio di settimana. Una settimana particolare, senza gare ufficiali per la sosta osservata dai campionati principali, in concomitanza con gli impegni delle nazionali. Per questo, infatti, la squadra nerazzurra riprenderà ad allenarsi soltanto mercoledì, e poi nel weekend avrà ancora qualche ora di relax a disposizione, prima di riprendere un cammino che, nel giro di poche settimane, vedrà Capitan Gucker e compagni impegnati prima contro la Salernitana, sabato 17 ottobre, ore 14, poi nel turno infrasettimanale all'Arena contro il Monza, e quindi sempre in trasferta contro Empoli, Virtus Entella per la gara di Coppa Italia e Vicenza. Nessun riposo invece per Marco Varniere e Marius Marin, convocati nelle rispettive nazionali Under 21 per le gare di qualificazione ai campionati europei di categoria. E sarà un impegno speciale soprattutto per Marco Varnier, che martedì 13 ottobre avrà l'onore di indossare la maglia azzurra nel suo stadio, l'Arena Garibaldi, che ospiterà la gara tra Ilaria e Irlanda. Sarà soltanto il primo di un doppio appuntamento con gli azzurrini in terra pisana. Il 17 novembre andrà infatti in onda il bis, con l'Italia ancora in campo all'Arena, questa volta contro la Svezia.